Per noi questo Innovation Lab è un luogo dove i clienti possono vedere e testare le tecnologie di HP, che è il nostro partner da sempre. Tecnosistemi è stata fondata 33 anni a Prato nel solito garage, ma da sempre lavoriamo in partnership con HP e per noi è un grande piacere essere sempre vicino a questo brand che ci porta sempre tecnologie innovative che si inseriscono nel Innovation Lab nella nostra innovazione. Abbiamo cercato di attirare i clienti a completamento anche di quelle che sono le tecnologie di HP con altre tecnologie utili al loro business. Ci aspettiamo che diventi un punto di contatto. Noi abbiamo degli incontri che facciamo, che chiamiamo CIO Agenda, dove al centro è proprio far conoscere le tecnologie che Tecnosistemi può apportare in quello che oggi è la trasformazione digitale, no? Quindi verso il miglioramento nei processi di quello che le aziende fanno normalmente, quindi attraverso la tecnologia abilitare questi nuovi processi. Sono stati fatti anche investimenti sulla parte proprio manageriale, quindi sulla governance dell'azienda, facendo entrare persone e attirando talenti, che è un po' il nostro karma quotidiano. Adesso che si parla sempre più di industria 4.0, tematiche molto di tendenza, sentiamo che tutti abbiamo una gran sete di trasformazione digitale, però quello che avvertiamo parlando anche con le nostre imprese è che non si sa come mettere mano a questa trasformazione digitale all'interno del proprio business. Quello che vogliamo offrire noi di TT Tecnosistemi con l'HP Innovation Lab è un luogo di incontro, un'opportunità per confrontarsi su delle tematiche concrete, anche per piccoli gruppi e su soluzioni molto verticali. Il progetto di Innovation Lab si sposa completamente con TT Tecnosistemi, in quanto viene collocato in un'area specifica dove il cliente può venire a testare non solo le nostre soluzioni ma anche quelle di altri, oltretutto in un'area dove può anche venire a fare un'experience completamente diversa. Quindi TT Tecnosistemi ha deciso di dedicare una specifica area ai suoi clienti, dove non solo trova la tecnologia classica ma può trovare anche delle idee innovative per andare a sviluppare un business che può essere anche legato a quella che è definita la trasformazione digitale del futuro.